E salve a tutti ragazzi, da PierDarkKnight91 ci ritroviamo su Pokémon GO nella puntata numero 3, ovvero giorno 3. E incominciamo fortissimo perché troviamo per la prima volta, vediamo per la prima volta un bellissimo Ponyta dai punti lotta nascosti. Quello era un nuovo tipo di lancio, si chiama lancio ad effetto e serve per aumentare le nostre probabilità di cattura di questo Pokémon selvatico. Bisogna tener premuto sulla Pokéball, fare un movimento orario o antiorario sulla nostra sfera e servirà un bel po' di pratica, però serve a tanto. Dopo che mi è uscito una volta dalla sfera e con la paura che mi scappasse come è successo con lo Snorlax, riesco a catturarlo, a registrarlo a ben 230 punti lotta. È uno spettacolo. Nel frattempo raggiungiamo un nuovo obiettivo, otteniamo un nuovo premio perché raggiungiamo i 10 km percorsi a piedi, sono diventato muscoloso e qui troviamo per la prima volta, incredibile ma vero, un Rattata. Tutti l'hanno preso e io non ci riuscivo. Finalmente mi appare dopo un grandissimo bug, riesco a catturarlo, 81 punti lotta e qui velocizzo perché come sempre ci sono Pokémon che avete già visto e quindi non ci interessa niente tenere una velocità normale. Allora, molti di voi mi hanno domandato come scegliere un Pokémon a doppione e come potenziare al massimo il Pokémon. Ho notato che su YouTube e anche gente normale sbaglia a fare tantissime cose, come il potenziamento del Pokémon e come ho fatto anch'io. Ho fatto davvero tanti errori anche in questa puntata, vi spiegherò il perché. Nel frattempo ho già registrato la puntata numero 4 e la puntata numero 5, quindi ho preso un po' di esperienza e posso darvi dei consigli che pochi sanno. Quindi vi consiglio di seguire attentamente tutto, ma proprio tutto il video, se volete capire qualcosa di più su questo videogioco che sembra facile, ma in realtà è molto, ma molto più complicato di quello che sembra. Allora, partiamo da un presupposto. Molti di voi pensano: ho catturato un tot di Pokémon uguali, raggiungo le caramelle che servono per fare l'evoluzione, faccio l'evoluzione e il gioco è fatto. No, è un errore grandissimo, ragazzi, un errore grandissimo che commetto anch'io nel video precedente e anche in questo video. Per poter massimizzare i punti lotta dovete catturare sì sempre le stesse forme dello stesso Pokémon, in questo caso facciamo Pidgey, ok? Però non dovete subito farlo evolvere, dovete prima potenziare al massimo i punti lotta. Quando sono arrivati al massimo potete farlo evolvere. Una volta che Pidgey diventa PG8, massimizzate al massimo i punti lotta e poi fatelo evolvere. Se lo fate evolvere con i punti lotta al metà, al minimo, o comunque che non arrivano al massimo, non avrete mai un Pidgeot, ovvero l'ultima forma del Pidgey, al massimo delle sue potenzialità. Ma adesso parliamo un po' di cosa mi è successo in questi giorni da poche allenatore. Vedo delle orme di Senslash, mi avvicino 4-4 e riesco a raggiungerlo, ragazzi, riesco a raggiungerlo, ma faccio un errore, l'errore che vi ho detto poco prima. Prendo questo Senslash maledetto e lo sostituisco con il mio Senslew. Perché ho sbagliato? Perché io prediligo più Pokémon che fanno più danno ma richiedono più ricarica durante i tappi in battaglia che non Pokémon che fanno meno danni ma richiedono meno tap in battaglia. Quindi lo sostituisco, lo registro nel Pokédex e guardate, 22 punti lotta, niente di che. Ma comunque, se volete potenziare quel determinato tipo di Pokémon,
non è importante vedere i punti lotta, perché comunque, come vi ho detto prima, bisogna massimizzarli al massimo. Qui riesco a catturare un altro Eevee. Un altro Eevee che nella puntata precedente io ho catturato l'Eevee con una mossa, la seconda mossa, che era fossa. Invece questo Eevee ha comete, quindi avrà un'evoluzione diversa. E qui vedo delle orme di Rapidash, l'evoluzione di Ponyta che abbiamo già catturato. Questo è un altro errore, perché il Ponyta che avevamo aveva ben 230 punti lotta senza evoluzione e ancora da migliorare, quindi ancora da potenziare. Invece dopo tanti tentativi riesco a catturare questo Rapidash, però è molto più debole, e l'errore che faccio è quello di trasferire il Ponyta e tenermi questo Rapidash. Invece il movimento che dovevo fare da vero allenatore era quello di trasferire questo Rapidash e far evolvere quel Ponyta che avevo già dopo che l'avevo potenziato al massimo. Comunque qui mi scappa, guardate, mi esce dalla Pokéball, incomincio a fare gli effetti ma ci devo prendere ancora la mano, non riesco ancora a colpirlo, cerca di attaccarmi, di schivare le mie Pokéball, sparisce così tutto ad un tratto, mi giro intorno e me lo trovo su una vetrata di un parrucchiere. Comunque questo tentativo, questo lancio va a buon fine e lo riesco a catturare. E adesso vediamo i punti lotta. Guardate, il mio Ponyta aveva 230 punti lotta ed era ancora da potenziare. Questo Rapidash invece, come potete vedere, ha ben 213 punti lotta con Giravita come attacco speciale che faceva 40 di danno. Qui trovo un Onix di punti lotta bassissimi. Se non ho visto male erano 10 punti lotta, ma che fa ragazzi, l'importante è completare il Pokédex, continuare a catturare altri Onix fino a potenziarlo al massimo. E vi ricordo, visto che alcuni mi dicono ma non ci sono queste evoluzioni, attualmente ci sono solo i Pokémon di prima generazione, quindi Umbreon oppure l'evoluzione di Onix Sterlix non c'è ancora. E molto presto arriveranno aggiornamenti. Ecco qui la cazzata. Fuoco bomba 60 aveva questo Ponyta e io lo vado a trasferire. Mannaggia, mannaggia. Ragazzi, continuo le mie ricerche, vedo delle orme incredibili di Magmar. Cerco di avvicinarmi il più possibile, guardate, si allontana. Cerco di velocizzare, taglio. Alla fine, ragazzi, lo riesco a trovare. E questo è uno di quei Pokémon che mi piacciono tantissimo di prima generazione. Mi piacciono principalmente la maggior parte dei Pokémon di prima generazione, perché secondo me sono fatti molto ma molto meglio. Poi vabbè, ognuno ha le sue opinioni, però secondo me i Pokémon di prima generazione sono i più belli. Poi ragazzi, può essere anche perché era il periodo in cui ero più piccolino e quindi diciamo mi sono rimasti più nel cuore. Punti lotta 91 questo Magmar, che ha fuoco pugno e fa 35 di danno. Qui continuo a catturare Pokémon che abbiamo già visto e quindi continuo a velocizzare, e siamo quasi arrivati alla schiusura delle uova. Molto probabilmente il titolo sarà proprio schiusura delle uova e evoluzioni, perché vedrete delle evoluzioni e incomincio a camminare per poter schiudere quelle due uova. Allora vediamo cosa succede. Continuo ad andare avanti, raggiungiamo il livello 8, grazie a Dio, sia lodato, e finalmente sblocchiamo le bacche. A cosa servono le bacche? Le possiamo dare ad un Pokémon selvatico e migliorerà, faciliterà la nostra cattura ovviamente del Pokémon. Qui si schiude il primo maledettissimo uovo Kinder e ci esce un bel Magnemite. Questo era quello da 5 chilometri, se non sbaglio, sì. Quello da 10 chilometri
riserva davvero bellissime cose. Qui incomincio a potenziare tutti i miei Pokémon e incomincio a potenziare Rapidash. E ho sbagliato, perché se io potenziavo quel Ponyta poteva davvero diventare un bellissimo, fortissimo Pokémon dopo l'evoluzione. E qui arriva una schiusura assurda. Eccolo qui. Esce un bellissimo Scyther. È un Pokémon, altro Pokémon che io amo. Ricordo una puntata con Scyther e Magmar, se non ricordo male. Davvero bellissima, bellissima. E questo Pokémon, ve lo dico in anticipo, lo migliorerò tantissimo e diventerà il titolare della mia squadra. Uno dei Pokémon titolari della mia squadra. Continuo a migliorare questi benedettissimi Pokémon. Miglioro anche questo Sandslash, che ho fatto una cavolata anche qui, ma già dalla prossima puntata vedrete davvero delle cose assurde. E qui incomincia il super mega potenziamento del mio Scyther. Continuo adesso, guardate, questo Ekans aveva 140 punti lotta e si poteva ancora potenziare, invece io lo faccio evolvere direttamente. Erroraccio ragazzi, perché se adesso questo Arbok che mi è uscito ha, vediamo un po' quanti punti lotta, 315, se invece io potenziavo prima l'Ekans al massimo, quel Arbok sarebbe davvero diventato molto più forte. E qui arriviamo all'ultima evoluzione della forma di Pidgey e diventa un Pidgeot. Altra cosa, non ho potenziato Pidgeotto e l'ho fatto diventare direttamente un Pidgeot. Erroraccio, ancora un errore. Anche se lo potenzierò, anche se cercherò di farlo diventare al massimo delle sue abilità, non sarà mai forte quando un Pokémon che viene potenziato nel primo e nel secondo, diciamo, stadio evolutivo al massimo. Vedete, più 29, quasi 500 punti lotta e mi esce un Raticate che riesco a catturare con un bug. Comunque ve lo faccio vedere, aveva punti lotta 333 incredibilmente, eccolo qui. E come mossa secondaria a Iperzanna. Altre incredibili schiusure, ci esce un altro Abra che ci servirà per fare l'evoluzione. Ovviamente, altra cosa, ripeto, dovevo prima potenziare a massimo Labra per poi farlo diventare Kadabra, ma ho sbagliato ragazzi, ho sbagliato. Eccolo qui, ci esce il nostro Kadabra, che poi la sua terza evoluzione è Alakazam, altro Pokémon che io amo. Ragazzi, se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like, condividete, commentate, passate alla pagina Facebook e Instagram che è in descrizione. Il prossimo video ve lo porterò, penso, la settimana prossima, due consecutivi, non lo so, vediamo un po' come andrà questo video. Voi supportatelo con tantissimi like e ci vediamo nel prossimo episodio di Un Poké Allenatore. Ciao a tutti da PierDarkKnight 91. Rigore, rigore, non ci credo, ci ha dato il rigore, fallo di mano, attenzione, possiamo esultare. Possiamo esultare, lo voglio io, voglio tirare io, voglio tirare io, no, non me la fa tirare a me, non me la fa tirare a me, tiro...